Oggi presentiamo due volumi dedicati alla militarizzazione del territorio trentino e tirolese. Cominciamo con un importante volume, La Regione Fortezza, curato da Nicola Fontana, archivista e responsabile della biblioteca del Museo Storico Italiano della Guerra, da anni impegnato nella ricerca sui forti austro-ungarici. Il volume raccoglie anni di ricerche e presenta un approfondito studio sulla progettazione, la pianificazione e la costruzione dei forti nel territorio trentino-tirolese. Nicola Fontana non si sofferma solo sulle diverse fasi costruttive, ma anche sull'impatto che i cantieri militari ebbero sul territorio e sulla società civile, proseguendo la ricerca fino al dopoguerra. Il secondo volume, a cura invece di Luigi Longhi e Antonio Zandonati, è dedicato alla rete di teleferiche che l'undicesima armata austro-ungarica realizzò negli anni della guerra nel territorio che va dall'Adige al Brenta. Grazie a documenti archivistici, ma anche ricerche sul campo, foto aeree, i due ricercatori sono riusciti a ricostruire questa complessa rete di teleferiche, circa una settantina, costruite sia dai soldati ma anche da migliaia di prigionieri di guerra, russi, serbi, italiani, rumeni e montenegrini.